La difficile situazione politica internazionale ha fatto scattare un allarme terrorismo in molti stati occidentali. Su questo argomento la nostra Ilaria Tettamante ha intervistato il senatore del Carroccio Giacomo Stucchi. Senatore Stucchi, ricordiamo che lei è anche il presidente del COPASIR, è il comitato che ha, diciamo, nelle mani la sicurezza del paese. Si è parlato di possibili attacchi anche terroristici nel corso del mese d'agosto, un allarme lanciato dal Dipartimento di Stato americano. L'Italia però è stata detto non ha, diciamo, subito delle minacce dirette. Sì, diciamo che a inizio agosto è stato fatto il punto della situazione, che poi sostanzialmente veniva aggiornato di giorno in giorno, visti gli sviluppi della crisi siriana e di quanto accadeva in Egitto. Naturalmente tutti sono stati colpiti dalla situazione egiziana, perché per tanti giorni è rimasta sulle televisioni, sui media nazionali e mondiali, e per un certo periodo si è perso d'occhio quello che stava accadendo in Siria, che oggi è la situazione sicuramente più complessa anche per le possibili ripercussioni a livello interno. Non parlo tanto del nostro paese, ma sicuramente di continente europeo e probabilmente anche dell'America, degli stessi Stati Uniti. Tornando un attimo alla Siria, se effettivamente dovesse esserci un attacco, non si sa ancora, perché Obama ha detto che ancora non si sa quando eventualmente attaccherà, l'Italia potrebbe essere a rischio? L'Italia potrebbe essere a rischio, dipende molto da quello che farà il governo italiano. Se il governo italiano non parteciperà direttamente all'azione bellica, come io credo, e metterà a disposizione esclusivamente le basi, e penso che il problema sia ridotto per quanto riguarda la possibilità di escludere dei pericoli. Non possiamo escluderli completamente. È necessario capire quelli che possono essere gli sviluppi delle prossime ore, nemmeno dei prossimi giorni, perché la crisi è arrivata ormai a un livello drammatico e anche il nulla osta dell'ONU viene ritenuto dal presidente Obama non necessario. Oggi ritiene necessario esclusivamente l'ok da parte del Congresso americano, che può ottenere sostanzialmente in poche ore. Quindi l'attacco potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Quello che farà l'Europa lo vedremo, sostanzialmente però verificheremo anche una sorta di azione scoordinata dei vari governi europei. Per l'ennesima volta l'Europa perderà l'occasione di muoversi all'unisono e di avere una posizione comune. Probabilmente, anzi sicuramente, la Gran Bretagna e la Francia sosterranno l'iniziativa degli Stati Uniti, altri paesi come noi, come la Germania, come la Spagna, probabilmente assumeremo una posizione molto più cauta e ben diversa. Disomogeneità di azione che si dice che ci sia anche per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, anche qui, tornando al mese d'agosto, ce ne sono stati parecchi. Avete tenuto monitorato anche questo, immagino? Assolutamente sì, anche perché gran parte degli immigrati, dei clandestini che stanno arrivando nel nostro paese, arrivano proprio dalla Siria, o meglio quasi la metà, perché poi per l'altra metà sono comunque persone che arrivano dai soliti paesi di partenza degli immigrati clandestini, sostanzialmente il Corno d'Africa e tutto il nord del Maghreb. Ci sono tante persone, dicevo, che arrivano dalla Siria, e lì il problema è verificare se effettivamente sono delle persone che stanno scappando dal regime o se all'interno di queste persone, che sono centinaia di persone, non ci siano anche dei soggetti mandati magari dal governo in carica per assumere delle posizioni di destabilizzazione nei confronti non tanto magari del nostro paese ma di altri paesi europei. Ultima domanda, sul fronte interno, grande incertezza politica, secondo lei dopo l'approvazione del provvedimento sull'IMU il governo è meno a rischio oppure come prima? Il governo naviga a vista, una politica di piccolo cabotaggio, sostanzialmente vanno avanti di ora in ora, non di giorno in giorno, perché ormai siamo ridotti a questo. Probabilmente aspettano che nasca un nuovo gruppo parlamentare al Senato dalla fuoriuscita di un certo numero di grillini per poter avere le basi per costituire un nuovo governo. Non so se sarà un Letta bis o se qualcun altro andrà a presiederlo, per poter poi avere un orizzonte temporale più lungo su cui ragionare, facendo fuori il PDL dalla maggioranza. Oggi il problema del PD è la presenza di Berlusconi, il problema degli italiani non è né Berlusconi per quanto riguarda la sua posizione e la sua presenza in politica, secondo me il problema di tutti i cittadini è che non c'è posto di lavoro, l'economia non funziona, quindi servono risposte reali, servono le riforme costituzionali.